La lezione 4 ci dà una panoramica dei comandamenti insegnati nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Prima di esporre la lezione vorrei precisare che la Chiesa assume questo nome perché si riferisce a questo periodo finale della terra o quest'ultima dispensazione in preparazione della seconda venuta del Salvatore come profetizzato nell'Apocalisse. Dio ci dà i comandamenti per il nostro beneficio. Essi sono istruzioni provenienti da un Padre celeste amorevole, date allo scopo di aiutarci a vivere felicemente. Abbiamo il libero arbitrio, che è la capacità di scegliere tra il bene e il male. È consigliabile esercitare un buon libero arbitrio, scegliere il giusto e metterlo in pratica. Se veramente amiamo il nostro Padre Celeste, osserviamo i suoi comandamenti, seguiamo i suggerimenti dello Spirito Santo e ci sentiamo in pace, lontano dalle sofferenze nella nostra coscienza. La preghiera è uno strumento importante per avere una guida nella vita, nella vita quotidiana, riconoscendo pericoli e rafforzandoci per resistere alle tentazioni. In tutto questo dobbiamo imparare a riconoscere la voce dello Spirito Santo che ci insegna la verità e ci aiuta a scartare pensieri che non sono edificanti. Una vera e propria luce che ci indica la via eh, di una conoscenza sempre più rinnovata. Di conseguenza proveremo pace e gioia e avremo il desiderio eh, spontaneo di aiutare gli altri e trovare la carità che è il puro amore di Cristo, che è il focus principale. Insieme all'obbedienza dei comandamenti e alla preghiera, la lettura e lo studio delle scritture sacre ci apre la porta della rivelazione e ci mostra anche cosa dobbiamo fare e come dobbiamo diventare pacificatori. In questo modo sviluppiamo la fede in Gesù Cristo. Le scritture sono la sua parola, in sostanza. Mi riferisco alle opere canoniche approvate dalla Chiesa, cioè la Bibbia e il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanza, e perla di gran prezzo. Dovremmo studiare tutti i giorni questi libri sacri, anche dedicando pochi minuti al giorno. Tra l'altro i profeti moderni hanno eh, stabilito dei manuali che continuano ad aggiornare eh, periodicamente su temi attuali che appunto non sono eh, dettagliati nelle eh, scritture e anche in altre alleanze che risulta la, 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 la scrittura più moderna eh, che abbiamo. Quindi temi importanti eh, come l'aborto, la situazione dell'omosessualità, e eh, altre situazioni. Molto delicate, vengono affrontate da, da questi manuali e con una visione chiara eh, di come possiamo, appunto, applicare l'amore e la carità eh, su problematiche come queste. Le scritture sacre sono una raccolta di testimonianze di profeti antichi e moderni chiamati da Dio eh, ad insegnare tutta l'umanità. Dieci comandamenti di Mosè sono i seguenti e cercherò di spiegarli in chiave moderna. Esodo 23. Non avere altri D nel mio prospetto. Nel mio video sull'idolatria moderna spiego bene questo fenomeno che si manifesta in tanti modi e si può semplificare come distogliere l'attenzione sull'eccesso. Può essere un bene o qualcosa che la società pubblicizza come importante. 2. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Questo comandamento si riferisce molto al paganesimo di certe forme minori di fede, sulla donazione di entità che non sono Dio. Ci è stato insegnato di pregare solo Dio, nella Madonna, eh, o santi, o statue di diverse entità. 3. Non usare il nome dell'Eterno che è il Dio tuo in vano. Ecco, questo comandamento è anche interpretato in modo errato il più delle volte perché non si tratta solo di non pronunciare bestemmie, ma anche di non usare eh, la religione come uno strumento di potere per altri interessi al di fuori del puro scopo divino di salvare l'anima dal peccato, quindi è un tema molto attuale eh, vedendo i telegiornali di oggi. Non si usa la religione per produrre denaro, potere, facendo guerre o, o raggiungendo scopi egoistici dell'uomo. 4. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Il Signore si riposò il settimo giorno, dopo le sue creazioni della terra, animali, nature, del cielo, l'uomo, eccetera. E noi ci riposiamo dal punto di vista dei ritmi quotidiani. Se non è strettamente necessario, non lavoriamo. Non facciamo acquisti, non facciamo attività sportive né ricreative. Cerchiamo il più possibile di rendere il giorno della domenica un giorno speciale e spirituale, frequentando le riunioni in chiesa e facendo attività di famiglia edificanti, edificanti allo spirito, anche riposando il corpo e la mente. 5. Onore il padre e la madre. Cioè, oltre ad essere obbedienti fin da piccolo, imparare a distinguere il bene dal male dai propri genitori. 6. Non uccidere, ovvero non spargere sangue innocente. 7. Non commettere adulterio, cioè non commettere atti in cui nei pensieri, nel linguaggio e nel comportamento. Non avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. 8. Non rubare, cioè essere cittadino onesto senza commettere crimini di strada o frodi di, di vario genere. 9. Non attestare il falso contro il tuo prossimo, cioè essere onesti e rispettare le leggi dello Stato o i legami matrimoniali o contrattuali con le istituzioni. 10. Non concupire. E questa è anche un'interpretazione importante per capire quanto è insidiosa la società e bisogna evitare l'invidia e il disprezzo verso il prossimo e il desiderio di cose non necessarie per evitare di intrappolarsi in qualche forma di idolatria moderna e per evitare l'inganno che commettendo delle azioni si è accettati dalla massa, il che è una cosa a volte molto frequente soprattutto fra adolescenti. I Dieci Comandamenti sono validi ancora oggi e sono molto attuali. Eh, non è una vecchia scuola abbandonata, ma è la base, la base sull'amore verso il prossimo, come se stessi. In... cioè, eh, ovviamente, eh, considerando l'amore per Dio anche. Una percezione importante da fare